siamo in un cortile di servizio di una casa su Via dell'Abbondanza, la via principale di Pompei, con tanti negozi, con probabilmente nella parte antistante della casa anche degli appartamenti che si davano in affitto. E qui però è tutto cucine, orti per la coltivazione di verdure, la latrina. Un peristilio trasformato in un cortile appunto di servizio, e possiamo immaginare i bambini che giocavano qui interi pomeriggi e avevano la possibilità di fare, forse inosservati dagli adulti, questi disegni su varie parti dei muri, dove c'era peraltro anche un cantiere, dunque lavori in corso in questa casa. Insieme alle psicologhe dell'Università Federico II a Napoli siamo giunti alla conclusione che questi disegni di gladiatori, di cacciatori di animali, sono stati eseguiti dopo una visione diretta dei fatti, non dopo un modello pittorico. E sono dei bambini molto piccoli, di 6, forse 7 anni, come si evince sia dalle figure umane, disegnate come cefalopodi, cioè gambe, braccia escono direttamente dalla testa. Ancora oggi i piccoli bambini disegnano così, cominciano così a disegnare la figura umana. Ma c'è di più: uno di loro ha messo anche la mano vicino al muro, contornandola con il carboncino, e questo ci dà la possibilità di confrontare i due disegni. Si capisce che qui a Pompei anche bambini di tenera età erano esposti a una forma estrema di violenza tra uomini e animali nell'arena, nell'anfiteatro della città antica.